Questa volta vedremo all'opera una delle schede video più interessanti nella fascia dei 100-120 euro attualmente disponibili nel mercato dell'usato. Andremo a riscoprire le prestazioni della RTX 2060, scheda video di fascia media del 2019. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi abbiamo questa RTX 2060 Asus per andare a testare, insomma, a riscoprire quelle che sono le prestazioni di questa scheda che, come vi ho già detto dalla intro, secondo me è una delle più interessanti che possiamo attualmente acquistare per circa 100-120 euro massimo. Ovviamente dopo aver visto i benchmark nelle considerazioni finali vedremo anche quando è che vale la pena acquistare questa scheda e in quali casi invece magari conviene prendere un'altra GPU. Inoltre la metteremo a confronto sia nei giochi che nelle applicazioni di produttività con altre due schede video che sono più o meno sulla stessa fascia di prezzo, forse qualcosina meno, cioè la GTX 1070 Ti e la GTX 980 Ti, che entrambe abbiamo già visto qui sul canale in due video precedenti. Prima di continuare col video, ovviamente vi invito a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi i miei due canali Telegram di offerte, il primo per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al top. Passano sempre delle belle offerte, quindi mi raccomando, iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E infine vi ricordo anche di seguirmi su TikTok e su Instagram, dove trovate i video short in versione integrale, perché invece su YouTube, come sapete, vengono tagliati a 60 secondi. E ora direi di tornare alla 2060. Uscita inizio gennaio del 2019, la RTX 2060 si presentava come la proposta di fascia media di Nvidia per l'allora nuova architettura Turing, la prima a supportare RT Core e Tensor Core per poi, ecco, essere sfruttati in applicazioni di intelligenza artificiale e poi ovviamente ray tracing per quanto riguarda gli RT Core. La 2060 ha al suo interno un core TU106, che è uno dei più piccoli per quanto riguarda l'architettura Turing, e all'interno ben 1920 CUDA core sbloccati che operano a una frequenza di boost di circa 1700 MHz. Poi, ecco, in base alla custom arriviamo anche a 1950 MHz, come in questo caso per questa Asus Dual. Per quanto riguarda il comparto memorie, abbiamo 6 GB di memoria VRAM di tipo GDDR6, che ovviamente dopo aver visto i benchmark decreteremo se è ancora sufficiente nel 2024, se iniziano a essere un po' pochini. Ovviamente non vi anticipo nulla. Il bus di memoria poi è di 192 bit, che se sommato alla frequenza operativa delle VRAM porta un bandwidth complessivo di 336 GB al secondo. Il TDP invece è di 180 watt, in questo caso sostenuto da un singolo connettore di alimentazione ausiliaria 8 pin, come vediamo in questa custom. Custom che è un Asus Dual, una delle più classiche, ecco, di 2060, in questo caso va a occupare 2 slot e mezzo PCI Express, quindi comunque in realtà per essere una 2060 è ben dissipata. Ricordiamo, ecco, che il TDP non era proprio bruscolini per essere una serie 60, ecco, però andremo a vedere, ecco, se la cava senza problemi e forse, ecco, avremo bisogno di un piccolo repaste se andiamo a prendere una scheda che ha tutti questi anni e non è mai stata repastata. Magari, ecco, vedremo un prossimo video più avanti qui sul canale proprio riguardo a questo. Prima di passare ai benchmark, ovviamente due parole sulla piattaforma di test, che in questo caso è la stessa utilizzata per testare la GTX 980 Ti e la 1070 Ti, composta in questo caso da Ryzen 7 3700X accompagnato da 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz CL16 e un alimentatore EVGA GQ da 1000 W 80 Plus Gold. Inoltre adesso, prima dei benchmark, vedremo anche il tutorial Thunderbolt, valido praticamente per tutte le 2060, che ci permette con questi settaggi applicati di risparmiare ben 50 W, quindi portare il consumo di questa scheda intorno ai 130 W, che non è niente male, con ovviamente poi temperature molto più basse. Quindi adesso direi di passare al tutorial brevemente e poi ovviamente a tutti i benchmark, dove confronteremo le prestazioni di questa scheda a stock, però con la 980 Ti da una parte e la 1070 Ti dall'altra, per vedere poi effettivamente quale delle tre è la scelta migliore nel 2024.
Iniziamo ora col tutorial Dendervolt. Ci serviranno due programmi principalmente, il primo MSI Afterburner e il secondo Event Benchmark. Andiamo nell'impostazione e sblocchiamo il controllo del monitoraggio del voltaggio. In questo caso poi apriamo il curve editor e abbassiamo di meno 300 MHz dal selettore, ecco la curva della frequenza. Andiamo poi a prendere il punto da 850 mV nel grafico e lo tiriamo su fino a circa 1800 MHz, anche se qualcosina in più, qualcosina in meno, non cambia, e applichiamo. In questo modo abbasseremo, insomma, appiattiremo la curva a 1800 MHz, a 850 mV. Andiamo poi a maxare il power limit e temperature limit e aumentiamo il memory clock di più 400 MHz. In questo modo sarà perfettamente stabile e risparmieremo, come vediamo, circa una cinquantina di watt abbassando di 12 gradi le temperature e facendo lo stesso numero di FPS, almeno in questo benchmark, ma vi posso dire che anche per gli altri, ecco, più o meno è così. Partendo con i benchmark di produttività, abbiamo Cinebench 2024 col GPU CUDA e in questo caso ecco la 2060 è in vantaggio rispetto alle altre due schede che testeremo, ecco, in questi benchmark 980 Ti e 1070 Ti. Passando a Blender Open Data 4.0 col motore OptiX, in questo caso la 2060 è in netto vantaggio rispetto a 1070 Ti e 980 Ti, praticamente un punteggio quasi 3 volte superiore, che non è, insomma, proprio da poco. Stessa cosa su Blender Classroom Demo, in questo caso però col motore CUDA abbiamo 40 secondi come tempo di rendering dell'immagine rispetto a 96 e 107 di 1070 Ti e 980 Ti rispettivamente. Su Octane Bench più o meno la stessa cosa, abbiamo sempre un discreto vantaggio in favore, ecco, della 2060, facciamo decisamente più punti, questo perché, ecco, sono benchmark che favoriscono molto schede con il ray tracing abilitato. Abbiamo poi Geekbench 6 e in questo caso, ecco, anche qui vediamo quasi il doppio dei punti, e su V-Ray 6 CUDA abbiamo, ecco, in realtà un vantaggio per quanto riguarda la 1070 Ti, che fa più VPATS rispetto alla 2060. Su V-Ray RTX può partecipare soltanto alla 2060 perché è l'unica ad avere dei core dedicati per il ray tracing. Su SpecView Perf ho diviso per 1070 Ti e 2060, insomma, i benchmark che in cui vince una o vince l'altra, quindi dipende da quello che volete fare, insomma, potrebbe essere più forte una scheda rispetto all'altra. Su DaVinci Resolve col Puget Benchmark abbiamo il GPU Score che è in vantaggio, ecco, non di tantissimo però per la 2060, mentre su Stable Diffusion Automatic 1111 X-Formers abilitato abbiamo anche qui un netto vantaggio per la 2060, 6,5 iterazioni al secondo rispetto ai 2 della 1070 Ti e l'1,7 della 980 Ti. Passando ai giochi, Control 1080p e settaggi di Digital Foundry, abbiamo, insomma, un frame rate un pochino più alto per la 2060, 99 fps contro 79 circa sia di 980 Ti che 1070 Ti overclockata. Su Control invece 4K DLSS prestazioni, qui ho testato solo la 2060, facciamo comunque 73 fps di media, quindi niente male. E se abilitiamo Ray Tracing in Full HD col DLSS Quality abbiamo comunque 81 fps di media con un ottimo 1% low, quindi anche questo gioco con un po' di Ray Tracing è perfettamente giocabile. Alan Wake 2 Full HD e settaggi di Digital Foundry, qui non abbiamo testato la 980 Ti perché faceva dei glitch a schermo, comunque ecco abbiamo un risultato simile sia per 1070 Ti che per 2060 in Full HD col DLSS Quality, essendo l'unica scheda che può abilitare questa tecnologia, e insomma abbiamo 39,8 fps di media con un percento vicino ai 30 fps, quindi alla fine è giocabile anche se non è con una fluidità estrema. Death Stranding Full HD e settaggi maxati, abbiamo praticamente risultati molto simili per 1070 Ti e 2060, la 980 rimane un pochino indietro, mentre se passiamo al 1440p abbiamo anche qui, insomma, più o meno lo stesso risultato, sempre un'ottantina di fps tra 1070 Ti e 2060, mentre la 980 Ti rimane indietro. Passando a Fortnite capitolo 5 stagione 4, in Full HD settaggi medi abbiamo un vantaggio per quanto riguarda la 2060, che riesce ad arrivare a 187 fps di media rispetto ai 163 della 1070 Ti overclockata, quindi non tantissimo in più, però comunque è un discreto vantaggio. Il 1440p più o meno stessa cosa, abbiamo 116 fps per la 2060 contro i 109,6 della 1070 Ti overclockata. La 980 Ti è un pochino indietro, ma comunque, ecco, produce dei risultati più che giocabili. Su God of War Full HD e settaggi original abbiamo la 2060 che fa 96 fps di media con un percento low di 75,3. Le altre due schede le ho testate a settaggi alti, quindi non ho avuto modo, ecco, di ritestarle con questo tipo di settaggio. In 1440p
Abbiamo sempre per la 2060 71 fps con un percentuale molto buono, il che la rende con esperienza di gioco più che godibile anche a questa risoluzione. Passando a The Finals in Full HD settaggi medi, abbiamo un vantaggio per la 2060 che arriva a 82,6 fps di media, e rispetto alla 1070 Ti che si fermava a 73,5 non è male come vantaggio. In 1440p la 2060 arriva a fare 63,9 fps, quindi ancora un frame rate giocabile, magari ecco per questo gioco un po' più frenetico sarebbe, cioè, sarebbe meglio fare più fps, ma comunque non è male. E se passiamo invece ai risultati in 1440p col DLSS quality e anche ray tracing medio attivo, siamo comunque sopra i 60 fps, che non è per niente male, e la qualità grafica davvero di questo gioco è veramente eccezionale. Passando a Cyberpunk 2077 Full HD e settaggi di hardware unboxed, abbiamo un discreto vantaggio per la 2060 per il fatto, ecco, che questa architettura è ben più ottimizzata rispetto alle Pascal o alle Maxwell, insomma, su Cyberpunk. In 1440p stessa cosa, 48 fps contro 35 della 1070 Ti, quindi niente male, ecco, per questa 2060 che insomma può farci giocare senza problemi anche questo titolo in alta risoluzione. Resident Evil 4 Remake, per finire, in Full HD e priorità alla grafica come preset di qualità, abbiamo 77 fps per la 2060 e la 1070 Ti invece la supera perché arriva a 81,2. In 1440p stessi settaggi abbiamo più o meno gli stessi fps, in realtà la 2060 va un pochino di più rispetto alla 1070 Ti. Detto questo, direi ora di passare alle considerazioni finali di questo video. Rieccoci dopo aver visto i benchmark per le considerazioni finali. Che dire, le prestazioni di questa 2060 sono, secondo me, ancora oggi molto rilevanti per giocare in Full HD. Abbiamo visto risultati ancora ben sopra i 60 fps per la maggior parte dei giochi, nei casi di titoli un po' più esport anche ben oltre i 144 fps, con comunque una buona qualità grafica. E magari sì, ecco, i AAA come Alan Wake 2 dobbiamo, ecco, mettere un pochino di DLSS per arrivare a frame rate giocabili, però se consideriamo il fatto che possiamo acquistare questa scheda video per 100 euro poco di più, secondo me è ancora insomma una valida scheda. Per quanto riguarda la produttività, dipende dal vostro ambito. Ecco, per 100 euro secondo me è difficile chiedere di più. Abbiamo su Blender o comunque su tutti i benchmark di rendering dove andiamo a sfruttare gli RT Core, con le prestazioni sono molto buone e decisamente superiori rispetto alle alternative GTX come 1070 Ti e 980 Ti. Magari per altri ambiti come quelli visti nella suite di SpecView Perf, la 1070 Ti potrebbe essere superiore in qualcuno. In altri, come per esempio Stable Diffusion, quindi intelligenza artificiale, sappiamo, ecco, che l'architettura Turing ha al suo interno dei Tensor Core dedicati, mentre ecco le architetture Pascal e Maxwell, quindi quelle di GTX 1900, non ne avevano, ecco, di questi Tensor Core. Quindi questa 2060 è sicuramente avvantaggiata per questo, e abbiamo dei risultati sicuramente interessanti anche per poter utilizzare a livello alla fine amatoriale questo tipo di tecnologia e insomma sperimentare questi programmi. Ovvio che se dovete utilizzare una scheda per lavorare magari spendete qualcosina in più, però ecco, anche con una scheda che costa nell'intorno di 100 euro riusciamo a cavarcela più che adeguatamente. Quindi, per venire un po' alle conclusioni di questo video, parlandovi meglio dei prezzi delle alternative e di questi benedetti 6 GB di VRAM, secondo me come prezzo, ecco, se avete come budget proprio 100 euro spaccati, questa è una delle migliori alternative, perché difficilmente, ecco, riusciremo a trovare schede come la stessa 2060 Super, che è un gradino superiore, oppure anche la 3060 è una scheda che costa decisamente di più, magari la 6600, sì, anche quella però è una scheda che costa intorno ai 140 euro se siamo fortunati. Quindi proprio sui 100 euro le alternative sono le vecchie GTX 1000 come la 1070 Ti o la 1080, se non la 980 Ti, ma quella è una scheda, come vi ho già detto nello scorso video, potrebbe essere interessante, ma se pagato sugli 80 euro o giù di lì. Per quanto riguarda i 6 GB di VRAM, visto che il target di risoluzione pressoché è il Full HD, magari in qualche titolo più ottimizzato anche il 1440, ma se sono titoli ottimizzati, ecco, non abbiamo problemi. Per quanto riguarda la VRAM, in Full HD generalmente non andiamo a sfruttare tanto più di 5 GB, 6 GB proprio nei casi più eclatanti, però alla fine, ecco, i test che abbiamo fatto sono anche magari con texture molto spinte, quindi alla peggio potremo scendere un pochino su questi parametri che sappiamo, ecco, essere molto intensivi per quanto riguarda la VRAM. Però per il resto, secondo me, in conclusione, 6 GB sono più che sufficienti. Per quanto riguarda le alternative invece, se abbiamo un pochino più di 100 euro, quindi siamo già sui 140-150,
2070. In quel caso vi consiglierei di guardare qualche altra scheda, come le stesse RTX 2060 Super oppure le RX 5700 XT o le RX 6600. Sono schede che performano un pochino di più, anche abbastanza di più rispetto a questa, e hanno 8 GB di VRAM, che quindi possono ritornare utili anche per giocare in 1440p in molti titoli. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo punto e ancora non lo siete. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questa scheda video, se l'avete avuta, se l'avete ancora o se avete intenzione di prenderla appunto pagandola più o meno questa cifra. Detto questo vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio di vedere. Il primo è quello sulla RTX 3070, che è una scheda che costa ovviamente un pochino di più, ma se avete un budget diverso ecco potete considerarla, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda il Ryzen 7 7700. E arrivati a questo punto io non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.